Allora, l'emergenza è finita e devo dire che noi, come DIAR e come Regione Liguria, le avevamo già anticipate. Le nuove regole sono quelle della convivenza con un virus profondamente diverso, quindi la diagnostica si riserva unicamente a chi ha dei sintomi e quindi vanno a cadere tutti quelli che erano i tamponi, diciamo, di screening, cioè quello che arrivava al pronto soccorso per una causa diversa. Da un'infezione respiratoria o dei sintomi respiratori, per il trasferimento da un reparto ad un altro e anche per il trasferimento dall'ospedale alle altre strutture. Quindi questa è una raccomandazione importante, credo che faccia scuola a livello italiano perché a quello che mi consta, questo dovrebbe essere uno dei primi documenti italiani che in qualche modo derubricano il tampone di screening. Ma soprattutto l'altra misura, visto che oggi daremo i numeri di quante mascherine sono state utilizzate al San Martino, credo tutta la Liguria parliamo di milioni di mascherine, la mascherina rimane un presidio di protezione individuale fondamentale per quando si è a contatto con le persone fragili e con le persone anziane, il che vuol dire che si parla di contatto, se uno viaggia in un corridoio, in una zona di ristoro, in una sala medica, in una sala infermieristica, la mascherina se se la vuole mettere, se la metterà, ma è diverso dire che c'è un obbligo di utilizzarla. Quindi anche su questo punto credo che la Liguria si ponga in maniera unica a livello italiano, c'è stato sicuramente più coraggio anche su questo come già avevamo avuto su molte altre cose nella gestione del Covid e dopodiché una raccomandazione che diamo forte è quella dell'utilizzo della mascherina sia per gli operatori sanitari che per i visitatori in presenza di sintomi respiratori, cioè quello che la pandemia ci dovrebbe aver insegnato. Se hai la tosse, se hai il raffreddore, se ti cola il naso, se devi andare a lavorare, se devi andare a visitare una persona in qualunque setting sia, anche sull'autobus, è meglio se la mascherina te la metti. Certamente gli ospedali hanno pagato un pegno enorme rispetto a quello che per 2 o 3 anni non hanno potuto svolgere le attività che sono consone in queste strutture, e quindi l'incremento delle liste d'attesa, screening e quant'altro, insomma, sono rimaste un pochino rallentate. Oggi stiamo progressivamente, per la verità già dall'anno scorso, cercando di recuperare tutto ciò che era rimasto un po' indietro. Oggi anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità derubrica questa malattia a malattia endemica, il virus circolerà nei nostri territori, così come lo fanno molti altri microrganismi, quindi l'attenzione negli ospedali deve essere massima, dove ci sono malati, soprattutto fragili, anziani, immunodepressi, però diciamo che rallentano molti e in alcuni casi vengono tolti alcuni tipi di prescrizioni che erano tipiche della fase squisitamente pandemica delle prime ore. Questo significa non un liberi tutti, ma un ritorno progressivo alla normalità, sempre con un occhio alla sicurezza. Quello di cui siamo orgogliosi, che siamo la prima regione che regolamenta in modo uniforme le pratiche Covid dopo la chiusura della pandemia da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e quindi comportamenti e atteggiamenti coerenti in tutti i nostri pronto soccorsi dove la tamponatura per il Covid avviene solamente in casi specifici, utilizzo delle mascherine in modo prudente, ma evidentemente che tenga conto delle mutate circostanze. Direi che se Regione Liguria è stata protagonista durante il periodo della pandemia, con i monoclonali di cui siamo stati i principali utilizzatori in Italia, con la collaborazione tra i medici di medicina generale e le nostre cliniche universitarie per le buone pratiche sul domiciliare, per la campagna vaccinale, il nostro prenota vaccino che è stato uno dei sistemi di eccellenza con cui siamo riusciti a raggiungere in pochissimo tempo tante persone, tanto che è diventato poi ispirazione di quel prenoto salute che oggi sta lavorando per ridurre le liste d'attesa, facciamo un ulteriore passo, confermando l'attenzione che abbiamo posto nel Covid, la nostra capacità di reazione, l'equilibrio della regione, e di questo sono grato ovviamente a Wilson Bassetti, a tutti i suoi collaboratori, ad Alisa, evidentemente che tramite DIAR regolamenta queste cose, credo sia un ulteriore passo verso la normalità, una prudente normalità, ma la normalità.